Ciao. Salve a tutti miei cari cecchini e ben ritrovati in questo nuovo video di Marvel Snap. Allora, sono salito a livello 36, ho usato il mazzo negative, però adesso ultimamente sta prendendo scoppole da tutte le parti, quindi riusiamo il mazzo di fiori. Quali altri mazzi potrei giocare? Ah, ci sono due fiori 2, wow. Questo quale sarà? Non lo so. Giochiamoci questo, vediamo che mazzo è. Dovrò rifare i mazzi, ragazzi, quindi magari qua sotto nei commenti scrivetemi qualche mazzo forte che io lo giocherò mettendo il vostro nick come ho messo quello di fiori là sopra. Questo non dovrebbe essere il mazzo con Kitty, perché quello si chiama proprio mazzo fiori 2. Questo si chiama fiori 2 e non so quale sia, quindi lo proviamo insieme. La ricerca dell'avversario sta diventando un po' troppo lunga, eh? Ah, ho capito qual è. Non me lo ricordo più come si gioca. Allora, il primo giocatore a mettere qui due carte, pesca due carte. Allora, questa cosa dice? Ha scoperto un numero di forza, una carta avversaria casuale. Aspettiamo un attimo. Su, calla. Ah, ok, per ogni energia non usata Hulk becca 2. Dopo il terzo turno tutte le carte posizionate qui vengono distrutte. Ridiamo un altro più 2 a Hulk. Adesso ha senso giocare Wasp. I giocatori non possono ritirarsi dopo il quinto turno, ok. Ha senso giocare Wasp. Lockjaw e Wasp. Dopo che giochi una carta qui, scambia con una carta del tuo mazzo. Ma sì, proviamo un po' un attimo così. Io snappo già. Non me lo ricordo molto bene questo mazzo, eh. Devo riprenderci un po' la mano, però vediamo se riesco a salire un po' di livello, eh. Vabbè, me le sposta. Non pesco niente. Le scalui. Che non ha funzionato sta cosa. Non lo so. Adesso sono già un po' nel panico. Andiamo di giambi lì, vediamo cosa mi tira su. Killmonger per lui che non serve a molto. Ok. Cos'è che fa Toressa? Qui pesca tutte le carte del tuo mazzo che costano 0, ecco. Serviva dopo Thor. Non mi piace metterlo qua, Thor, sai? Lo metto qua. Perché qua posso vincere con Hulk. Tranquillamente. Non ti puoi più ritirare, eh? Oh, America Chavez, non è male, non è male. Ultimo, gli butto un Hulk qui e GG. Non ti puoi ritirare, ciccio. Ora gioca una carta che... No, non mi fa perdere lo stesso, giusto? Ah, ho avuto quasi paura, ma abbiamo vinto, abbiamo vinto. Ah, questo mazzo qua mi piace giocarlo, però ci devo riprendere la mano perché è un sacco che non lo gioco. Quindi andiamo avanti, facciamocene un'altra partita. Allora, abbiamo vinto questo. Ok. Non so come si fa ad andare a prendere i bauli, ragazzi. Se lo sapete, me lo scrivete qua sotto nei commenti, perché forse è così. No. Io sta lobby qua non la conosco. Cioè, la scritta dove c'è tutto... Devo fare anche questo, sì. Il negozio 3. Devo fare anche questo. Però non lo voglio fare ora. Collezione, forse in collezione. Livello, eccolo, il livello. Allora, ragazzi, abbiamo 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diciamo. Questa cosa qua non ho capito. Allora, al prossimo deposito in evidenza, non lo so. Nuova carta tra 5 giorni. Cioè, io nei bauli posso trovare queste tre? Quindi mi converrebbe aprirli adesso? Abbiamo 5 giorni per decidere. Se non ho capito male. Quindi fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Chiedo a te, Fiori, se magari hai ricominciato a giocare, se me lo vuoi scrivere. Ora, per tornare al principale, ok. Dai, facciamocene un'altra, vediamo di vincerla, eh. Piano piano, con calma, ragazzi. Ricordo intanto, se non avete lasciato like, lasciate un bel like per far sì che il video. E scrivete anche il commento per far sì che il video salga nella hype di YouTube. Ho visto gli ultimi video, ragazzi, pochissime visual, veramente molte poche, non siamo arrivati neanche a 50, mi pare. Poche, pochissime visual, ragazzi, su, su, non vi abbattete. Allora, dopo questo turno aggiungi qui una carta dalla mano di ogni giocatore, ok. La mia paura è che mi ci mette Wasp, speriamo di no. Wasp va bene. Atto evoluzionario. Wasp, meno uno di forza, una carta avversaria casuale nel suo campo, quindi potrei metterla tipo ora. Dopo il quarto turno, chi sta vincendo in questo campo pesca due carte. Teniamoci ancora un attimo a mano, Wasp, vai. Qui pescare le carte mi torna comodo. Più due di forza a tutte le tue carte dalla forza più alta. A tutte però, eh. Allora io farei Lockjaw. È questa che tanto me la cambia e così pesco due carte, giusto? Penso di poter già snappare un brood per lui. Ce l'ho anch'io il mazzo brood, ma allora io potrei fare adesso così. Questo fa meno di forza a una sola carta avversaria, vabbè. Sempre meglio che niente. Peccato per Toressa che me l'ha messa ora. Vabbè. Ah, il suo è il mazzo quello che spacca, eh. Thor e Odino ho pescato. Ma Hulk non doveva abbassare la forza. Allora, io potrei fare. Ora, Jambili qua. Se io metto questo qua e mi dà quanto a Thor? Più 6 di forza. Però lo cambia lo Cujo, mi rimane più 6 di forza. Questa cosa non la so, quindi dobbiamo testarla insieme. Vai. Sicuro non rimarrà. Tira su qualcosa di buono. Brava, America Chavez ci piace. Brutto. Sì, è rimasto. Adesso. Bisogna stare molto attenti qua. Chi gira prima? Giro prima io. Ma penso ci sia molto poco da fare, no? Hulk. E Miu Miu qui. Io ho snappato, fine del turno. No! Tutta sta mappina di conteggio. E poi si è ritirato. Va bene, va bene. Dai, saliamo a 37. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 40. Dai. Che ore sono? Mezzogiorno e un quarto. Dai. 9 minuti di video. Vediamo se riusciamo ad arrivare. No, non ci arriviamo a 40. Tre livelli sono tanti. E questo gioco poi dovrei vincerli tutti col snap. E non è. Non è proprio cosa. Anche perché prima ho giocato col mazzo negative, ero già arrivato a 37. Ho giocato col mazzo negative e purtroppo ho perso due livelli. Vabbè,
Peccato, poteva essere a 39 adesso. Al quinto turno, il turno delle carte, aumenta di mamma mia, ma mi fai iniziare così? Ma sei sballato. Mi sa che ha perso un po' di roba, perché il mazzo dell'alto evoluzionario io me lo ricordo di diverso, c'era Ciclope, c'era... Ma sono tutte queste carte da 6, dai! No, no, qui viene aggiunta qui una carta casuale a ogni giocatore, perché allora riempi la mano del giocatore di carte casuali. Ma che schifo. Ma me le devo levare dalle mani, per forza. Poi al quinto turno il costo delle mani aumenta anche di uno, ma dai. Ma anche Krog non faceva qualcosa? Ma mi sa che è stato nerfato sto mazzo, io non me ne sono accorto. Jessica Jones. Più 4 di forza se non giochi una carta nel suo campo durante il prossimo turno. Vabbè. Io snappo. Allora, Dracula scarta. Ah, ok. Beh, i livelli alti ce li ho per far giocare. Cioè, sperando che mi fa fuori Magneto. Posso giocare lì. Allora, Thor. Glielo posso schiaffare qua. Anche perché se sblocco l'alto evoluzionario non è che cambia niente. Gioco Thor qua. Io ho snappato, vero? Sì. Speriamo che me lo peschi almeno. Adesso io... Ah no, America Chavez per ultima. Adesso io ho il dubbio. Giocare Dottor Doom. Però se gioco il Dottor Doom, il Triskelion lo perdo. Però è anche vero che se gioco Magneto qua, sposto su questo campo tutte le carte avversarie di 3 di 4. 6, 1, 3. Sperando che Dracula. Io faccio così, penso che sia la mossa migliore, sperando che Dracula mi spacchi Hulk. Ho vinto comunque. Sì. Mi spacca Dottor Doom, ma abbiamo vinto comunque. Non è male, ce ne facciamo un'altra, facciamo l'ultima, ragazzi. Otteniamo ricompense. Dai, almeno al 38 fammici arrivare, su. Ok, giochiamo le missioni, le ho già fatte tutte, quindi facciamo solo la partita per vedere se arriviamo al 38. E comunque questo mazzo è stato ritoccato perché, cioè l'ho ritoccato io perché non c'è più Ciclope, non ci sono più le carte che andavano bene con l'altro evoluzionario, io non capisco perché. Ok, meno male. Parto subito con queste cartacce. Il primo giocatore che mette qui due carte pesca. Più un giocatore a mettere qui due carte, pesca una carta. Non so se farò in tempo. Però gli snappo già in faccia. Dai, su. Jake, ti sta a te. Mi lascia una carta da uno. Copia l'ultima carta che hai pescato anziché pescare un'altra. Ma veramente. Anche lui non sta giocando niente. Come mai? Dopo che giochi una carta qui, distruggila. Fa un gioco. Ecco, bravo Pien. Ottima mossa. Allora, visto che fai così. Ah, Jambi Lee.
Dottor Doom, al sesto devo giocare Dottor Doom per forza. Esatto, lo sta giocando anche lui. Magneto, nessuno da spostare. Ok, turno 5. Turno 5. Penso così. Il suo campo qui è pari, è pareggiato. Me lo dei se Mjolnir non sarebbe male. Turno decisivo, devo mettere per forza Dottor Doom. Per pareggiare questo campo. Vediamo lui cosa ci fa. E nel mezzo vado a 10. No! No, riattiva anche il Dottor Doom. Che fregatura. Che fregatura questa partita. Bello, bello suo Dino. Mi è piaciuto, bravo. GG. Allora, otteniamo le ricompense. Niente, siamo riscesi a 36. È tutto un sali e scendi così. Facciamo salire America Chavez. Ottimo. Ma io vorrei aprirli però questi bauli. 3D per America Chavez. Ce li apriamo adesso i bauli, vai. Più 2, ecco fatto. Si parte da questo e vediamo cosa ci dà. Ottimo, direi. Un come va. Qui. Wow! Una volta che non la cercavo più, ormai mi dà Black. Non ci credo. Dai, non ci credo. Quanto l'ho cercato Black Panther negli ultimi mesi. Poi ho smesso di giocarci. E adesso abbiamo Black Panther. Fiorino ridere, lo so che stai ridendo se stai guardando questo video. In molti staranno ridendo. Quelli che si ricordano quante volte ho cercato Black Panther. Ottieni 150 crediti. Ottieni 100 gettoni collezionista. Bella variante di Green Goblin. Mi piace, la otteniamo. Vediamo l'ultima. Le varianti pixelate non mi fanno impazzire, però vabbè. Dammi un'altra carta. Non ce l'avevo, leader. Copia nel tuo lato le carte con più forza giocate dal tuo avversario durante questo turno. Le hanno un po' nerfate alcune carte, devo rimpararmelo bene questo gioco. E riotteniamo 150 crediti. Va bene, ragazzi, dai. Io vi lascio con Black Panther che non ce lo fa vedere più. E abbiamo Black Panther, ragazzi. Finalmente abbiamo Black Panther. Vabbè, ragazzi, per questo video è tutto. E mi raccomando, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Attivate la campanellina. Iscrivetevi al canale di Beck, adesso apparirà di là sopra, che è la mia ragazza dove portiamo tutti i nostri vlog. Quindi iscrivetevi anche al suo canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, Zacchini!